Amici telespettatori, buongiorno da TV Luna e da Marco Di Bello. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi giovedì 10 ottobre i riflettori dei quotidiani nazionali vengono puntati sull'immigrazione. Dopo la strage di Lampedusa, l'Italia corre ai ripari mettendo mano al codice penale. In che modo ce lo spiega il Corriere della Sera nel suo titolo di apertura? La clandestinità non sarà reato. Via libera dal governo, cambia anche il diritto d'asilo. A Lampedusa intanto contestati Letta e Alfano. Primo sì in Senato di PD, SEL e 5 Stelle al provvedimento. Gelo del PDL che ha accolto l'iniziativa dell'esecutivo con un po' di freddezza. Andiamo a leggere il richiamo ai servizi interni per capirne di più. Reato di clandestinità, addio in Commissione Giustizia al Senato, inedita intesa con il sì del governo tra PD, SEL e 5 Stelle per cancellare il reato alla base della Bossi-Fini. A Lampedusa fischiati Letta, Alfano e Barroso. Sempre sul Corriere della Sera si parla anche di carceri, del sovraffollamento delle carceri, contro il quale il piano del Ministro della Giustizia Cancellieri prevede celle aperte di giorno per 48.000 detenuti. Si cerca così di contrastare il sovraffollamento delle carceri, contro il quale il Presidente della Repubblica Napolitano ha ipotizzato amnistia e indulto. E dall'immigrazione e dalle carceri passiamo ai provvedimenti dell'esecutivo per ridurre la spesa pubblica. Il decreto dell'esecutivo prevede vendita di immobili e tagli ai ministeri, risparmi anche per gli enti locali. Sempre sul Corriere della Sera, una foto notizia sul ritorno di Michele Ferrari nel mondo del ciclismo, lo vedete in azione in questa fotografia. Il ritorno del dottor Mito, titola appunto il Corriere della Sera, dopo lo scandalo del doping. E di piede, sempre sul quotidiano di Via Solferino, una notizia curiosa. Treviso, l'uomo con 70 barche e 400 auto. Pensate un po', il tesoro del proprietario del cavò da cui sono spariti i soldi delle banche. Andiamo a spulciare il richiamo ai servizi interni. Si chiama Luigi Compiano, guida un'azienda che costruisce cavò in cui banche e supermercati tengono i loro soldi. Al sicuro mica tanto, se come pare lo stesso titolare dell'azienda ad alleggerire di 40 milioni il cavò di Silea per comprarsi tra l'altro 400 auto d'epoca e 70 motoscafi offshore. Passiamo al quotidiano Il Mattino, che così come il Corriere della Sera in apertura propone il decreto, decreto che prevede l'abolizione del reato di clandestinità. Via il reato, titola appunto il quotidiano di Via Chiatamone, il governo cambia il diritto di asilo, Lampedusa, contestati Letta e Barroso e sulle carceri no della consulta al rinvio delle pene. Senato, primo sì all'abolizione del reato di clandestinità con i voti di Grillini, PD e SEL, contrari PDL e Lega. E poi sempre sul quotidiano napoletano si parla della manovra anti-deficit. Manovra anti-deficit che prevede tagli da 1,6 miliardi, come precisa Il Mattino, ricavati da tagli ai ministeri e agli enti locali.
sempre sul Mattino di centro, una foto che ci riporta all'omicidio di Simonetta Lamberti, omicidio sul quale si aprono nuovi scenari che scaturiscono dalla confessione di un pentito che afferma di aver ucciso la bambina di 11 anni e che grazie a questa sua confessione avrà uno sconto di pena. Ecco il titolo del Mattino con la fotografia di Simonetta Lamberti. Ecco, la vedete in questo momento. Di spalla, rifiuti, questione ambientale, altra emergenza regionale, altra emergenza campana. C'è una svolta sulle ecoballe, afferma il Mattino, le chiedono al Nord. Federambiente, mancano rifiuti in 48 inceneritori e per questo motivo le nostre ecoballe potrebbero finire al Nord. Giuliano, gli imprenditori, serve un termovalorizzatore, non facciamo le barricate. Sempre sul quotidiano di via Chiatamone, di piede, un interessante servizio su un altro argomento di cui si sta dibattendo nel mondo dello sport, quello dei cori anti-napoletani. Sul tema intervengono il Milan e la Lega, che parlano di norme troppo severe dopo la chiusura, l'ennesima chiusura della curva sud rossonera. Il presidente della FIGC invece, Abete, afferma avanti con la linea dura. Con cori anti-Napoli, dire no al ricatto ultra è il titolo del Mattino. Con il Mattino è tutto, passiamo al Corriere del Mezzogiorno, inserto del Corriere della Sera. Il Corriere del Mezzogiorno apre con l'emergenza ambientale. Terra dei fuochi, leggiamo, arriva il vice premier Alfano. Alfano e il titolare del Viminale sarà in Campania il 22 con De Girolamo. E poi l'intervento di Abete, il presidente della FIGC, sul tema dei rifiuti. Ieri Abete era a Napoli per presentare la partita di calcio che si terrà martedì al San Paolo, la partita tra l'Italia e l'Armenia. Anche la nazionale afferma Abete contro i roghi. E sempre sull'emergenza ambientale, il Corriere del Mezzogiorno propone altri servizi all'interno, cibo e tumori tutti contro Colao, che aveva tranquillizzato l'opinione pubblica sui rischi nel consumare cibi provenienti dalla Campania, rifiuti dietro front sul porta a porta. E dall'emergenza ambientale ai trasporti, un'altra, l'ennesima emergenza che sta attanagliando in questo periodo Napoli, trasporti e disagi, titola l'inserto del Corriere della Sera, un'altra giornata di ordinario caos. Centro del Corriere del Mezzogiorno, una foto di reperti archeologici, sono i reperti archeologici scoperti dall'Università Orientale a Cuma. In che cosa consistono questi ritrovamenti? In focolari e cibo dei Greci di ben 3.000 anni fa. Di spalla una notizia di cronaca nera. Il clan Moccia non esiste, titola il Corriere del Mezzogiorno. Libero Mancuso vince la sfida con il fratello Paolo. Il tribunale infatti assolve gli imputati. E dal Corriere del Mezzogiorno passiamo al Roma. Roma che, a differenza di Mattino e del inserto del Corriere della Sera che abbiamo appena
Spulciato apre con l'emergenza carceri. Carceri, nuovo boom a Napoli, è il titolo del quotidiano diretto da Antonio Sasso. Sovraffollamento, allarme rosso, appoggio reale e Secondigliano. La Consulta no al rinvio della pena. A Secondigliano e Poggio Reale oltre 100 ingressi al giorno. E intanto il Cardinale di Napoli chiede amnistia per alleviare le sofferenze. E più giù, sul Roma, una notizia che riguarda il primo cittadino di Cimitile che è accusato da un pentito di aver pagato il pizzo. Nel taglio centrale del quotidiano diretto da Antonio Sasso si parla invece di ambiente. Roghi tossici, inviate l'esercito, una lettera del sindaco di Acerra Lettieri al governo, chiede l'intervento dei soldati a Napoli. Il 22 intanto arrivano il ministro De Girolamo e il vice premier Alfano. Sempre sul Roma si parla di microchip in regione, ma il quotidiano di Antonio Sasso sgonfia, diciamo così, il caso. La cimice era vecchia, quella trovata, si allude alla cimice trovata nell'ufficio del presidente della regione Campania Caldoro. È una cimice vecchia, dice appunto il Roma, forse è stata dimenticata. E accanto, Circum, dipendenti vogliono la scorta. L'argomento viene poi approfondito con dovizia di particolari sul giornale di Napoli. Questa è la prima pagina del giornale di Napoli, che appunto ribadisce: Circum, i dipendenti chiedono la scorta. Saltano le corse continuamente, i pendolari inferociti aggrediscono il personale di servizio. L'appello al prefetto dei lavoratori: serve un presidio fisso delle forze dell'ordine alla stazione di Porta Nolana. I Verdi, rabbia degli utenti giustificata. Problemi alla Circum, ma problemi anche all'ANM, l'azienda di mobilità che gestisce le linee su gomma. Mancano i treni, bus stracolmi, esplode il caos alle fermate dei pullman. L'ANM al lavoro per portare in strada altri 100 pullman al giorno e speriamo che la cosa effettivamente si realizzi. E veniamo ai fatti di casa nostra, anzi continuiamo con i fatti di casa nostra, con la prima pagina di cronaca del Mattino, che in apertura propone l'argomento dei rifiuti. Niente fondi, stop al porta a porta. Intanto svolta possibile per le ecoballe, 48 impianti del nord sono pronti a trattarle, termovalorizzatore ora Giuliano apre. De Magistris, cambia il piano della raccolta differenziata, contenitori stradali in alcuni quartieri, afferma il Mattino. E sul tema ambientale, nel quotidiano di Via Chiatamone, altri servizi all'interno, un'intervista con l'esperto che afferma il pericolo è anche la diossina del traffico in città. E poi ancora il caso per l'ortofrutta, crolla del 30%, ma i cibi sono sicuri secondo i produttori. Di centro sul quotidiano il caso dei trasporti, con una foto di napoletani alla fermata dell'autobus, bus lumaca, treni cancellati e minacce, il caos trasporti blocca la Campania. E sempre all'interno delle pagine di cronaca del Mattino
si torna sul figlio del pentito scomparso, pentito del rione Sanità. La pista che si segue è quella adesso della fuga per salvarsi. Spunta così l'ipotesi del depistaggio e per fare luce su questo caso gli inquirenti stanno valutando l'opportunità di effettuare un esame del DNA sul sangue, ma gli investigatori non escludono l'allontanamento volontario. Sempre cronaca nera, per parlare del processo Moccia, assolto Moccia, afferma il Mattino, per i giudici il clan di Afragola non esiste. Ancora cronaca nera, questa volta legata al caso dell'Ipercop di Afragola, la CGIL lancia l'allarme. Secondo il sindacato c'è il rischio di infiltrazioni camorristiche. E poi sul quotidiano di via Chiatamone una buona notizia che riguarda la pasta di Gragnano. IGP, la pasta di Gragnano è protetta dalla UE, dall'Unione Europea. L'Europa approva il marchio. C'è l'obbligo della trafila in bronzo per la rinomata pasta di Gragnano. E adesso con le pagine interne del Mattino andiamo ad approfondire gli argomenti di cronaca locale. Si parte di nuovo dai rifiuti per parlare di porta a porta, di raccolta porta a porta. Mancano i fondi. Stop alla raccolta porta a porta. De Magistris cambia il piano differenziata, contenitori stradali in alcuni quartieri. E ancora, sempre sul Mattino a pagina 43, la notizia relativa alle ecoballe con gli impianti del Nord Italia che dicono datele a noi. Federambiente lancia la soluzione, 48 termovalorizzatori sono pronti a smaltire la montagna di ecoballe che fanno bella mostra di sé nella provincia di Napoli. E poi l'argomento inceneritore, le imprese scendono in campo, l'inceneritore discutiamone, il consorzio CIG subito un tavolo con tutti i soggetti interessati per trovare le soluzioni più efficaci. E ad ora con il Mattino andiamo ai prodotti dell'ortofrutta. Contratti disdetti, gli agricoltori, crollo del 30% per l'allarme ambientale. E a Sarno, genitori in rivolta contro un panificio di Giuliano, titola il Mattino. Finocchi made in Calvizzano, il fruttivendolo si adegua subito e precisa la provenienza dei suoi prodotti, un modo per tranquillizzare i consumatori, consumatori che vengono tranquillizzati anche dai produttori, i quali affermano che sulle nostre tavole i cibi sono sicuri. Cioè che i cibi che vengono messi sulle nostre tavole sono sicuri, dal presidio dei contadini alle certificazioni dei supermercati. Ecco il piano per combattere la psicosi nata dall'emergenza ambientale. Del Mattino poi propone una lista dei prodotti non contaminati, li vedete qui in questo grafico, sono le melanzane, la scarola, i brecel, i broccoletti, i finocchi, il cavolo, pomodori, peperoni e infine le pesche. Ma vediamo come tratta lo stesso argomento il Corriere del Mezzogiorno, che apre le pagine dedicate all'emergenza ambientale
con l'intervento del presidente Abete, lo ricordiamo ieri a Napoli per presentare la partita tra l'Italia e l'Armenia che si svolgerà martedì al San Paolo. La nazionale a quarto, Abete, azzurri a sostegno della battaglia ambientale. E poi, come abbiamo sottolineato nella lettura delle prime pagine, nella terra dei fuochi arriva il ministro Alfano. Intanto l'appello dell'Ordine dei Medici di Salerno: monitoriamo l'ambiente. E poi, differenziata di piede nella pagina del Corriere del Mezzogiorno dedicata all'emergenza ambientale, si parla anche di raccolta differenziata. Mancano i soldi, sottolinea il Corriere del Mezzogiorno. Sarà dunque ridimensionato il porta a porta e si ritornerà ai bidoni per l'umido. Sullo stesso argomento punta i riflettori anche il Roma. Il Roma che sottolinea la richiesta da parte del sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, di inviare i militari per controllare le nostre città anche di notte ed evitare così i roghi di rifiuti. Terra dei fuochi dunque, subito l'esercito, il titolo a sette colonne. Il 22 ottobre è prevista la visita del ministro De Girolamo e del vice premier Alfano nella terra dei fuochi. Sempre sul Roma, una proposta degli assessori Nunes e Romano, proposta che riguarda la costituzione di un tavolo permanente per difendere le coltivazioni locali. Intanto la regione è pronta a chiedere i danni a coloro che hanno rischiato, anzi che stanno rischiando di affossare il mercato con il sotterramento dei rifiuti nelle terre destinate alla coltivazione. Sempre sul Roma, nella stessa pagina di piede, si parla di inceneritore via l'ecoballe, subito la bonifica. A Giuliano la società civile propone soluzioni oltre la protesta. L'impianto va tarato, affermano i cittadini. E accantoniamo l'argomento dell'allarme ambientale per parlare di trasporti. Altro caso, come dicevamo, che sta facendo gridare allo scandalo a Napoli e non solo. Trasporti, i tagli, la regione non paga, stop ai treni dei pendolari. Viaggi da incubo, fino a 40 corse in meno al giorno. L'assessore regionale Vetrella: colpa del patto di stabilità, sarebbe dunque questa la causa dei disagi. È sempre sui trasporti, il Mattino ci informa anche di un'altra notizia: tram e autobus a passo di lumaca, esplode la protesta degli utenti. Traffico in tilt in via Marina, si legge nel sommario. Pullman in coda e super affollati, l'ANM 350 mezzi in strada. Ed è agitazione, c'è agitazione anche alle Poste. Infatti in questo colonnino il Mattino ci racconta dell'agitazione alle Poste che ha provocato la mancata consegna delle lettere. Andiamo avanti, ma restiamo sul caso dei trasporti. Insulti e botte SOS dei macchinisti Circum, fax al prefetto e al questore. Siamo nel mirino, vogliamo un presidio fisso nei terminal, è la richiesta dei lavori della Circumvesuviana, una delle aziende più colpite dai tagli e quindi dai disservizi. Sempre sul Mattino la testimonianza dei dipendenti della Circum, passeggeri sempre più esasperati e noi il parafulmine dei disservizi e lo sfogo dei
dei dipendenti della Circum. E adesso sul Corriere del Mezzogiorno per vedere come tratta lo stesso argomento. Appesi ai bus, Napoli come Dubai, come Mumbai, scusate, città dell'India. E la foto parla chiaro con i napoletani che per trovare spazio nei pullman super affollati sono costretti ad appendersi appunto ai poggi mani e viaggiare con rischio per la loro incolumità sulle scale dell'autobus. E restiamo sul Corriere del Mezzogiorno, sulla stessa pagina, per leggere il titolo dell'intervista al professore di diritto amministrativo Pinto, che dice: tornare a Sorrento in treno spesso diventa un vero incubo. Chiudiamo l'argomento trasporti e parliamo di politica con il Mattino, pagina 49, che ci racconta delle dimissioni del segretario cittadino del PD Luigi Cimmino. Dimissioni che danno il via libera al congresso. Svolta all'assemblea provinciale dopo una lunga discussione, entro domani sera la presentazione delle candidature. Il segretario si dimette, faccio un passo indietro per il bene del partito, afferma Cimmino, segretario, ex segretario cittadino del PD. Casa taglia la tela all'Osservatorio, l'opposizione attacca, una farsa, e l'altra notizia di politica proposta dal quotidiano di via Chiatamone. Cozzolino e Amendola, PD, nomina inopportuna, così continua a fare l'assessore, recita il sommario del Mattino. E sempre con il Mattino parliamo del caso del giallo al rione Sanità. Delitto o messa in scena, titola il quotidiano, via alla prova del DNA. Ancora nessuna traccia di Francesco Sabatino, figlio di un pentito. Fra le ipotesi, una fuga mascherata da atti di violenza. E decisivo sarà dunque sul giallo l'esito delle analisi sul sangue ritrovato nel terraneo di Miano. Andiamo avanti per approfondire l'argomento. Una crociera dopo l'assassinio, tanta invidia per chi uccideva. Questi sono i retroscena dell'omicidio Bosco, riaperto dagli inquirenti perché ci sono tre nuovi indagati. E il Mattino racconta quali sono le nuove accuse della DDA. E poi, sempre nella stessa pagina, si parla del processo Moccia. Assolto Antonio Moccia, il non boss che si dissociò dalla camorra. Sommario: 6 anni di processo, 78 udienze, cadono le accuse sulla famiglia di Afragola e sui presunti affiliati. Sempre cronaca nera per parlare del delitto della figlia del procuratore Simonetta Lamberti, uccisa a soli 11 anni. Ero con i killer di Simonetta e non li fermai, chiede perdono il pentito Pignataro 31 anni dopo quel atroce assassinio. Non sapevo che in auto c'era la bimba, afferma il pentito. Nel sommario, altri particolari della vicenda: tutti gli altri sicari sono morti, via libera al processo con rito abbreviato per Pignataro. E dalla nera alla sanità. Alla sanità, Mattino annuncia che è arrivata l'influenza e già si registrano casi record. A letto il doppio dei napoletani rispetto al 2012.
intitola Il Mattino e gli esperti affermano che questi sono gli effetti del mal tempo. Restiamo sul Mattino per parlare di un nuovo laboratorio che apre a Napoli, l'ambulatorio Giovino, inaugurato dall'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe. E dal Mattino passiamo al Corriere del Mezzogiorno, che a pagina 5 ripropone questo eccezionale ritrovamento archeologico. L'orientale scopre la Pompei dei Greci, trovati negozi, case, forni quasi intatti e le casse di birra di Patton. Si tratta del primo insediamento d'Europa risalente a 3000 anni fa. E qui nelle fotografie molto interessanti vediamo alcuni dei ritrovamenti effettuati durante lo scavo affidati agli studenti dell'orientale. Li vedete qui, diciamo, una carrellata, e sicuramente questa è una scoperta che può avere una notevole ricaduta economica sul nostro territorio. Sempre sul Corriere del Mezzogiorno, della stessa pagina, si resta sull'arte per raccontare l'iniziativa delle visite guidate dagli incurabili alla grotta di Seiano. Sabato percorsi nell'antica farmacia e alla villa Pausilipon attraverso il canale romano, e vi assicuro che vale la pena andarci. Carceri, si parla anche di questo nelle pagine del Corriere del Mezzogiorno. Sepe, napolitano ha ragione, a Poggioreale si vive un dramma, secondo il cardinale di Napoli, che afferma: ai detenuti è stata tolta la libertà ma anche la dignità. Secondo il cardinale, solo l'amnistia ora può risolvere tutto. Un assist dunque al presidente della Repubblica Napolitano. Infine, sul Corriere del Mezzogiorno, l'appello di Maddaloni, il campione olimpionico di judo: mandate Berlusconi nella nostra palestra. Palestra che si è proposta per i servizi sociali dell'ex premier. Da noi ci sono 7 detenuti, fa sapere l'ex campione olimpionico. Ancora cronaca, prima di passare allo sport, con il Roma che punta i riflettori a pagina 3 sul sovraffollamento nelle carceri, e come leggevamo in prima pagina ci dice che è boom di detenuti con oltre 100 ingressi al giorno nei carceri di Poggioreale e di Secondigliano, carceri che sono al collasso. Mancano 500 agenti penitenziari, ma no all'indulto, afferma il sindacato. Chiudiamo l'argomento cronaca e passiamo allo sport con la lettura della prima pagina della Gazzetta dello Sport, che mette in risalto un'indagine effettuata tra i giocatori della Serie A, un'indagine che fa risaltare uno spaccato inedito della massima serie italiana. Ecco, vedete il titolo: la Serie A si confessa, depressione, razzismo, omosessualità. 50 giocatori del campionato hanno accettato di rispondere in forma anonima, naturalmente, alle domande del quotidiano rosa, e anche di giudicare colleghi, allenatori e arbitri. Tante verità e qualche sorpresa, come Balo fra i 3 più sopravvalutati. Oggi quasi
tutta dedicata alle norme contro i cori razzisti, il sovratestata della Gazzetta dello Sport, con Platini che dice avanti con le regole, e la rivolta delle curve che si uniscono contro questa norma che prevede la chiusura delle curve per chi intona cori dai toni discriminatori dal punto di vista territoriale. Interviene il numero uno europeo, ma la situazione resta bollente, fa sapere la Gazzetta dello Sport. Il presidente UEFA: tocca alla FIGC gestire la norma. Gli ultra Juve minacciano cori a Firenze, quelli di Genova e Brescia sono con Milan e Inter. Insomma, una vera e propria polveriera. E passiamo alle pagine di cronaca locale. Ci si proietta con la Gazzetta dello Sport al big match di venerdì 18 ottobre alle 20:45 tra la Roma capolista e il Napoli, con due focus: uno che riguarda i giallorossi, gli intoccabili sono la forza della Roma invincibile, titola la Gazzetta, che poi spiega: tra la difesa e il centrocampo Garcia ha limitato le rotazioni e l'attacco gira attorno a Totti. Accanto si parla invece degli azzurri, con le dichiarazioni di Reina che veste i panni del leader non solo in campo ma anche fuori dal campo. Dormo con i souvenir del Napoli e di Balotelli. Il riferimento naturalmente è al rigore parato dall'ex portiere del Liverpool durante il match contro il Milan a San Siro. Il portiere nel ritiro nella Spagna: ho la maglia che mi ha dato Mario dopo il rigore che gli ho parato a San Siro, appunto, come dicevamo. E ieri ha parlato il tecnico azzurro Rafa Benitez, che si è detto sicuro di una cosa, cioè che gli azzurri saranno protagonisti sia quest'anno che nel futuro, ed è quello che si augurano un po' tutti i supporter partenopei. Sempre sulla Gazzetta, una pagina dedicata al sociale e allo sport, e lo si capisce subito dal titolo che recita: un calcio alla Camorra. L'Italia a quarto, continua il Corriere, la Gazzetta dello Sport: si allenerà su un campo confiscato alla criminalità organizzata, tante resistenze ma la legalità ora è vincente. Lunedì gli azzurri, come dicevamo, si alleneranno con la squadra sottratta alla criminalità. E poi interviene sull'argomento anche il sindaco De Magistris, presente ieri alla presentazione della partita di calcio tra l'Italia e l'Armenia, presentazione avvenuta a Palazzo San Giacomo. Il sindaco di Napoli: lo sport per l'etica. De Magistris loda l'iniziativa della nazionale, è un messaggio di inclusione locale. Dello stesso argomento, anzi no, dei cori razzisti, prima di tutto si parla sulla prima pagina dello Sport del Mattino. La denuncia, titola il quotidiano di via Chiatamone: stadi chiusi, gli ultra ricattano la società. Questo è quello che affermano coloro i quali sono contrari alla norma che penalizza con la chiusura di quei settori degli stadi da cui partono cori razzisti. E poi le dichiarazioni in tema di Platini, che afferma che bisogna punire i tifosi violenti, non i club. Il presidente dell'UEFA fa puntualizzazioni sul caso: sbagliato togliere punti per
per episodi di razzismo, ma sulla discriminazione decide soltanto la FIGC, precisa l'ex juventino. La nostra norma è generale. E sempre sul Mattino si approfondisce l'argomento con un'intervista al presidente della FIGC Abete, che afferma: cori non goliardici, ma norme da rivedere. Il presidente della Federcalcio Abete era ieri a Napoli. Sui tempi per modificare la normativa, il presidente Abete afferma: attendiamo l'esito dei ricorsi del Milan, poi ci sarà l'analisi in Consiglio federale, e non è escluso che la FIGC scelga la linea morbida, a sentire il presidente Abete. E poi sul Mattino si parla di Napoli, Roma-Napoli meno 8, il conto alla rovescia che viene fatto ogni giorno sul quotidiano di via Chiatamone, nella foto AMSIC. Rilancio AMSIC, dello slovacco si parla anche nel servizio naturalmente, tabella speciale per tornare al top. Lo slovacco è uno di quelli che hanno maggiormente, diciamo così, deluso nelle ultimissime gare, in particolare in quella contro l'Arsenal in Champions League e poi contro il Sassuolo in campionato. Lo slovacco, che non è andato in nazionale, lavora a Castelvolturno, per lui un ciclo di allenamenti e terapie posturali per prevenire infortuni, perché se è vero che AMSIC non ha giocato al top in questi giorni, in queste ultime giornate, è anche vero che è uno di quelli con più minuti nelle gambe. Il Mattino fa poi il bollettino dell'infermeria partenopea che vede oltre a quella di AMSIC anche la presenza di Zuniga, Albiol, Higuain e Maggio. Per il colombiano lavoro in piscina, per i due ex Real Madrid il rientro in gruppo è quasi una realtà. Poi le dichiarazioni rilasciate da Benitez ieri, lo vedete nella fotografia. Benitez: Napoli protagonista nel presente e nel futuro, titola il Mattino. Rafa elogia il gruppo, possiamo leggere nel sommario: grande applicazione e tanti segnali di crescita per l'ex tecnico del Liverpool. E sempre nel Mattino, a pagina 31, viene messo in risalto il caso di Evacuo, finito nel mirino della tifoseria beneventana per aver salutato i suoi ex tifosi della Nocerina. Adesso Evacuo non deve mollare, titola il Mattino. L'attaccante del Benevento attaccato duramente dai propri tifosi dopo il derby con la Nocerina. Tommasi, presidente dell'Asso Calciatori, si schiera con il giocatore. Se cede è la sconfitta del calcio, titola il quotidiano di via Chiatamone. Signori, questa era l'ultima pagina che vi possiamo mostrare, il tempo stringe, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata con la rassegna stampa. Ci vediamo domani mattina come al solito alle 7:30. Arrivederci.